Ben trovati al Molise che va, quinta tappa del nostro viaggio. Oggi già possiamo dire che giochiamo in casa, perché il programma si svolge presso i nostri studi qui di Isernia. Graditissimo ospite, il presidente della provincia, il dottor Luigi Mazzuto, presidente da circa un anno e mezzo, però diciamo prima che è arrivato, è arrivato in politica il presidente Mazzuto dopo un'esperienza lavorativa presso la RAI, dove ha approdato come tecnico, poi negli anni studiando ha preso una laurea, questa laurea ha consentito anche di ricoprire un ruolo più importante, e poi mentre svolgeva questo compito presso la RAI di Campobasso è stato attratto un pochino dalla politica e è stato candidato alle ultime votazioni per la provincia di Isernia, dove è stato eletto con una percentuale? Il 65%, diciamo che lo possiamo dire, sì, lo possiamo dire. È parecchio, e sicuramente per avere tanti voti ci sono dei meriti. Allora, vogliamo fare un primo bilancio di quest'anno e mezzo di provincia, sono successe tante cose, anche negli ultimi giorni. Assolutamente sì, intanto non ho scoperto la politica per caso, insomma, perché pur lavorando e pur studiando, come dicevi tu, ho avuto anche poi il tempo per impegnarmi in politica, nasco con i movimenti giovanili dell'allora Democrazia Cristiana, per poi, non dire, vivere tutte le vicissitudini, ma anche tutte le belle esperienze che nel corso degli anni mi hanno portato alla candidatura anche del consigliere comunale del mio paese di origine, Rocca Mandolfi, a essere come un consigliere comunale qui a Isernia, insomma. Dopodiché anche da segretario politico del partito di Forza Italia, eletto nel 2004, riconfermato nel 2007, poi siamo arrivati anche alla candidatura dei giorni nostri di un anno fa, una esperienza meravigliosa, una esperienza che devo dire mi sta gratificando anche di tutti i sacrifici, voglio dire, per tutti gli anni dati alla politica, insomma. Mi sta gratificando perché il mettersi a disposizione dei cittadini, di coloro i quali hanno avuto anche l'ardire, come dire, e la costanza di appoggiarmi in maniera così forte, il 65% credo che rappresenti la percentuale più alta al primo turno riportata da un presidente in Italia alle scorse elezioni provinciali, quindi, ma questo significa anche un impegno grosso da parte mia, e credo che insieme alla nuova amministrazione, insieme a tutta la squadra che sta lavorando con me, per questa provincia stiamo mettendo in campo dei progetti importanti. Ecco, questo è, voglio dire, prima di parlare la premessa. Prima di parlare dei progetti, visto che siamo sull'attualità, questi giorni c'è stata qualche spina per quanto riguarda la provincia a proposito dei rifiuti, che cosa è successo? Assolutamente no, io non vedo che siano, non ritengo ci siano state delle spine, ritengo che questo faccia parte, se rimane nell'alveo del discorso politico e quindi anche del rispetto del discorso politico, ben vengano tutte, anche le critiche se sono necessarie e se ci devono essere, che siano ben costruite, che siano anche di apporto, voglio dire, per chi poi deve prendere delle decisioni, il dovere e la responsabilità di decidere, ma credo che la provincia di Isernia è molto attenta, voglio dire, a quello che sta succedendo e a quello che succede sul territorio. Devo dire innanzitutto a beneficio di tutti i cittadini, ma non solo della provincia di Isernia, ma anche dell'intera regione Molise, che non sta succedendo niente, nulla di anomalo e che non sia tutto sotto controllo, voglio dire. Abbiamo anche il corpo della polizia provinciale che sta seguendo passo passo l'evolversi di tutte le situazioni. Noi abbiamo la fortuna di avere anche un sito di smaltimento rifiuti per tutta la provincia vicino a Isernia, con la possibilità di dare anche ai nostri comuni uno sfogo immediato anche a quelle che sono le esigenze dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Io ritengo che
Quello che voglio dire che può rappresentare una spina sia l'attenzione che i media stanno dando a questa problematica dello smaltimento rifiuti solidi urbani sulla scorta dell'emozione di quello che sta succedendo a livello nazionale. Ma si parla di mancati introiti per la provincia? Assolutamente no, diciamo che la provincia aveva messo, l'amministrazione che mi ha preceduto, in piedi un consorzio, Copris, che dovesse poi, come dire, raccogliere le istanze di tutti i comuni. Noi abbiamo fatto, e che raccoglieva, voglio dire, intanto le istanze di alcuni comuni e di due comunità montane, della comunità montana, di Agnone e dell'Alto Molise, ma che non era rappresentativo dell'intero patrimonio dei comuni della provincia, e che noi abbiamo rinnovato con uno spirito, insomma, di innovazione, anche di capacità organizzative. Abbiamo rinnovato il consorzio, hanno aderito fino ad oggi 46 comuni su 52 della provincia, gli altri 6 credo che stiano decidendo, deliberando nei loro consigli comunali l'adesione, per cui riusciremo a fare un discorso complessivo ed avere un potere contrattuale complessivo per quello che riguarda lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di tutti i comuni della nostra provincia. Questo con notevoli benefici, ci auspichiamo e speriamo, per tutti i nostri piccoli comuni, che della necessità di smaltimento dei rifiuti solidi urbani potranno, tirarne fuori una virtù per ricavare invece le economie o delle economie importanti per i loro comuni. Io vorrei, da questo punto di vista, da uno studio che è stato prodotto e che abbiamo fatto, che abbiamo condotto e che Copris ha condotto, un comune medio come può essere quello di Fornelli, per esempio, che ogni anno paga per lo smaltimento dei rifiuti solidi circa 45.000 euro, quindi che si caricano sui cittadini di quel comune, con una raccolta differenziata che stiamo organizzando come Copris per tutti, differenziata sul territorio. Adesso vediamo il tipo di differenziazione che vogliamo mettere in campo, ma stiamo ipotizzando un porta a porta, che forse è quello che potrebbe pagare di più. Se il comune di Fornelli sarà virtuoso e porterà a casa a fine anno almeno il 60% della differenziata, riuscirà a fare, a raggiungere un livello di 60%, a fine anno potrà, si vedrà pagare 4.500 euro per lo smaltimento dei rifiuti solidi a fronte dei famosi 45.000 euro. Questo significa che il comune di Fornelli può avere, o tutti i comuni che saranno sintonizzati in questa linea, può avere delle risorse più immediate, importanti, che non paga, che risparmia, ma da indirizzare su altri servizi per il comune stesso. Allora, se questa virtù del 60% si eleva come percentuale, credo che cominceranno a esserci anche introiti. Noi stiamo mettendo in campo tutto questo con Copris e stiamo preparandoci, c'era un iter amministrativo da completare, nel giro di un anno abbiamo chiuso anche questo. Oggi Copris vanta un direttore, non c'era neanche nessuna professionalità all'interno del Copris, un direttore tecnico che dovrà seguire passo passo non solo i progetti da mettere in campo, ma anche tutte le innovazioni che potranno nel corso degli anni e nel corso del tempo essere applicate a questo tipo di problematica, per cui oggi Copris vanta un utile importante dovuto soprattutto dalla gestione di un impianto di separazione dei rifiuti solidi urbani che gestisce la ditta Antufo Colonico, la ditta che fa capo alle fratelli Valerio, per cui i proventi vengono da lì, e Copris oggi ha in cassa un cospicuo fondo, qualche centinaio di migliaia di euro, che noi adesso stiamo cercando di impegnare per comunque iniziare la raccolta differenziata in forma sperimentale in alcuni comuni. Bene, giriamo pagina. Recentemente si è parlato di Tartufo, so che lei è stato fuori regione, intanto in Lombardia. Recentemente, io dico che dal giorno dopo la mia elezione a presidente di questa provincia mi sono guardato intorno insieme ai collaboratori e abbiamo visto quali potevano essere non solo i punti critici, ma quali erano soprattutto i punti di forza da mettere in luce e sui quali puntare per rilanciare l'economia della nostra provincia.
Abbiamo parlato, e si è parlato sempre, voglio dire, di turismo, turismo ambientale, dovuto, voglio dire, beneficiando di quelle che sono le peculiarità ambientali. Ecco, vogliamo mettere in campo questa risorsa importante, la stiamo mettendo in campo per la nostra provincia, ma ci siamo resi conto che abbiamo un valore veramente imponente. Qualcuno mi ha fatto notare lo scorso anno, chiedere una statistica, il 40% del tartufo prodotto bianco cavato in Italia si cava in provincia di Isernia. Credo che solo questo dato può far rabbrividire, venire la pelle d'oca, per quello che può significare economicamente per la nostra provincia. Allora, noi ci siamo messi in campo e abbiamo, voglio dire, ci siamo collegati con quello che è la Unione Europea per cercare di raggiungere più finanziamenti possibili nel filone europeo. Siamo stati a Bruxelles, sono stato a Bruxelles più volte, l'intera giunta è stata con me a Bruxelles per imparare a progettare, per imparare a rincorrere i fondi che in quella sede noi possiamo trovare per la nostra provincia. E in più, ecco, abbiamo aderito all'Associazione Nazionale Città del Tartufo, un'associazione importante per questo, di cui fanno parte Alba, Acqualagna, Norcia, insomma i comuni che per antonomasia, quelle aree che per antonomasia vantano in Italia lo stemma del tartufo, insomma. E credo che noi abbiamo non solo lo stemma, ma abbiamo il prodotto. Ci siamo inseriti in questo contesto. In che maniera ci si armonizza nel contesto? Assolutamente sì, promuovendo intanto in sede locale con un'azione di marketing, e ci siamo per questo collegati ai CRAL aziendali, quindi con un'offerta mirata ad un turismo medio, di un ceto medio, e con alcuni tour operator ovviamente che abbiamo ospitato noi come provincia di Isernia, e attraverso questa iniziativa adesso stiamo registrando anche i primi risultati. Ovviamente abbiamo messo in campo le risorse insieme anche alla Camera di Commercio, perché ritengo che è fondamentale per la nostra area, sia importante una sinergia, e credo che la sinergia con la Camera di Commercio può darci in termini di ritorno un importante tassello, un lavoro di squadra. Dopodiché, ecco, stiamo, tra l'altro devo dire che questa partecipazione, quindi adesione all'Associazione Nazionale del Tartufo, ci consente oggi intanto di registrare un riconoscimento importante. Il vicepresidente di questa associazione nazionale è l'assessore nostro della provincia di Isernia alle problematiche del tartufo, l'assessore del Basso, e questo politicamente è un risultato importante. La settimana scorsa con l'associazione io ho partecipato ad una conferenza stampa a Milano con l'assessore tra l'altro all'Expo 2015 della regione Lombardia, a quale abbiamo presentato la nostra provincia, abbiamo presentato i nostri prodotti, abbiamo presentato il nostro tartufo. Vogliamo far parte di questo, vogliamo entrare a pieno titolo nell'organizzazione, anche essere considerati da Expo 2015, perché riteniamo come provincia di avere le carte in regola per poter offrire al meglio a tutti coloro che riterranno di volerci visitare, voler visitare anche la nostra provincia, di avere le carte in regola. Anche questo, comunque, devo dire, lo sottolineo forte, è un passaggio importante politicamente, al quale noi crediamo e siamo convinti di questa azione, ma stiamo cercando di mettere in piedi anche con gli operatori alberghieri e con gli operatori del territorio, che hanno raggiunto con noi un accordo, un protocollo d'intesa, anche per offrire ai turisti e ai visitatori dei prezzi accessibili. Recentemente c'è stato anche un viaggio a Bruxelles. Assolutamente sì, noi stiamo partecipando, dicevo, già dagli Open Day dell'anno scorso, voglio dire a ottobre dell'anno scorso a Bruxelles, siamo andati ovviamente agli Open Day dell'anno scorso per capire, per guardarci intorno che cosa erano, che cosa di cui noi stavamo parlando, per renderci conto. Quest'anno abbiamo partecipato come provincia di Isernia, ecco, me l'assessore alle politiche comunitarie, l'assessore parlante, con la consapevolezza
di quello che erano gli open day, e quindi noi abbiamo anche con il direttore, insomma, che abbiamo dell'agenzia Sfide, che tra l'altro dal 1 settembre ha a disposizione l'ufficio Europa della provincia di Isernia, noi abbiamo affidato, e che ufficialmente lanceremo questo ufficio Europa fra qualche giorno, vi inviteremo appena saremo pronti, ma l'occasione di quest'anno di Bruxelles ci è servita per confrontarci in una serie di incontri bilaterali con una serie di province europee, tre spagnole, la provincia di Castellón, la provincia di Badajoza e la provincia di Cereses della Estremadura, ai confini del Portogallo, con la provincia di Bordeaux in Francia, con la provincia di Sarajevo, con la provincia di Capodistria, con la provincia polacca e una provincia anche rumena. Questo per significare, per mettere in campo la necessità di creare un cartello. Abbiamo verificato che abbiamo problematiche in comune ovunque. Per entrare, per far parte delle lobby nel senso positivo che raggiungono i finanziamenti europei, dobbiamo mettere in campo dei progetti insieme ad altri partner europei. Questo lavoro di preparazione che stiamo facendo ci dovrà consentire di mettere in campo i progetti che potranno essere utili non solo alla provincia di Isernia, ma che sono relativamente collegati a problematiche inerenti anche alle altre province europee. Al termine del suo mandato, il presidente Mazzuto sarà ricordato per? Credo che serva ancora un po' per il mio mandato, sono 3 anni e mezzo per questa prima legislatura, poi vediamo insomma che cosa può succedere in futuro. Insomma, io spero di portare a casa, a compimento, tutti quei progetti che abbiamo presentato e tutta quella problematica che abbiamo presentato in campagna elettorale, vale a dire tirare fuori dall'anonimato questa provincia, cercare di assicurare a questa provincia un'economia solida al fine di confermare, far rimanere nelle nostre province, nelle nostre aree anche interne i giovani che sono tra l'altro preparati. E a proposito di giovani, a proposito di politiche europee, è scaduto l'8 novembre scorso il bando per i master sulle politiche comunitarie ai quali noi abbiamo aderito e che curerà direttamente l'Università del Molise. 5 master saranno finanziati interamente dalla provincia di Isernia per 5 giovani laureati della provincia, residenti nella provincia, per cui insieme alle altre 5 della provincia di Campobasso, 10 della regione Molise e 1 anche dalla stessa università, praticamente noi siamo entrati in un'opera di 21 borse di studio sulle politiche europee e che i nostri giovani, che subiranno tra qualche giorno attraverso la università la selezione per avere il riconoscimento di questo master, potranno partecipare direttamente a progetti sulle rendersi conto e quindi prepararsi non solo dal punto di vista delle lingue, perché è fondamentale relazionarsi in lingua, ma soprattutto potranno prendere coscienza, potranno prendere e toccare con mano quelle che sono le problematiche europee. Questo ci deve consentire, questo è l'obiettivo, di avere al termine di questi master delle professionalità importanti che potranno essere utilizzati dagli enti, dal mio ente stesso, ma da tutti gli enti del territorio, e potranno anche rappresentare i politici del futuro con la consapevolezza che stare in Europa è importante e avere la conoscenza e sapere come muoversi lo è altrettanto. Bene, questo è la coscienza politica delle politiche dell'Europa, la coscienza politica di saper stare in un contesto che non è più solamente quello provinciale, ma che è quello più ampio. Ma la provincia come istituzione avrà un futuro? Che si è pure detto, si è parlato di abolizione, non soltanto di Isernia. Ma credo assolutamente, credo proprio di sì, anche perché in un ruolo di coordinamento sul territorio non può che essere dalla provincia, ma anche gli indizi che arrivano pur anche dopo il momento di difficoltà che si è registrato prima dell'estate sulla provincia sì, provincia no, credo che gli indizi oggi ci portano a dire che ci sarà un ruolo importante per la provincia e nella società italiana, quello che è sancito dalla Costituzione. Credo che anche per quanto riguarda
riguarda la provincia di Isernia, come tutte le altre province, oggi è allo studio anche una legge che possa in qualche maniera vedere impegnate soprattutto le province per quanto riguarda il problema dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, quindi affidato alle province italiane il problema dello smaltimento e quindi di seguire sul territorio. Io credo che nessun ente meglio della provincia può dare dei risultati ed essere costantemente presente sulla problematica con tutti gli annessi e connessi, voglio dire. Precisato che anche le province oggi, compresa la nostra, finalmente in maniera organica, dispongono di un corpo di polizia urbana che non dovrà solamente pensare alla repressione, ma a fare anche una politica di prevenzione, così come sta facendo sul nostro territorio, e che io spero anche rafforzare il gruppo della polizia provinciale, perché insomma si possa dare ancora migliori e maggiori risultati. Lei ha detto, ed è anche un uomo di partito, che temperatura c'è oggi nella Casa della Libertà in provincia? Beh, quella che è la temperatura che si registra un po' ovunque. In periferia viene vissuto un po' con qualche, preoccupazione in più, se vogliamo, perché noi ci conosciamo tutti, insomma, nelle nostre aree interne, soprattutto in queste nostre piccole aree, e quindi diventa difficile ipotizzare anche una spaccatura all'interno del nostro stesso partito, che abbiamo in qualche maniera contribuito a mettere su e anche a farlo crescere, insomma. Io credo che noi ci apprepinguiamo al prossimo anno, non solo alle amministrative in alcuni comuni, e compresa anche la provincia di Campobasso, ma anche al novembre 2011 l'appuntamento importante delle regionali. Credo che sarà importante ora, nei prossimi giorni, tutti coloro i quali sono animati da buona volontà, insomma, non hanno nessuna intenzione, intanto sia all'interno del Partito della Libertà, credo al Popolo della Libertà, che degli schieramenti più in complesso del centrodestra, di creare spaccature, e credo che il sostegno al nostro Presidente della Regione attuale, e che vogliamo riconfermare, sicuramente sarà riconfermato da quelli che sono anche le esposizioni di principio degli amici che in qualche maniera guardano fanno parte o guardano ad altre soluzioni partitiche, ma insomma pare che ci sia un coro unanime di conferma per questa candidatura. Questo però, credo debba essere vissuto con maggiore serenità e tranquillità, e non debba portare poi a quelle spaccature, non siamo abituati a questo, e a copiare quelli che sono gli atteggiamenti, soprattutto, che registriamo inconsapevoli a volte, ma anche inspiegabili, di alcuni nostri amici che fino ad oggi, oltre ad essere stati eletti con i voti del Popolo della Libertà, magari vogliono ritagliarsi un proprio spazio diverso dall'attuale, e magari anche spero di contrarietà alla loro casa madre. Ecco, questo in qualche maniera può creare anche, non dico sconcerto, insomma, ma qualche riflessione in più nel cittadino. Ai miei concittadini di questa nostra provincia, di questa nostra regione, che abbiamo la fortuna di avere una classe dirigente capace di filtrare anche in maniera sapiente quelli che sono gli umori che provengono da fuori regione, e che comunque sapranno ritrovare, così come hanno sempre fatto, ritrovare l'unione e l'unità per continuare a programmare e ad investire per questa regione. Bene, e con questo invito del Presidente Mazzuto termina il nostro programma. Io ringrazio per la cortese partecipazione Mazzuto, grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento è mercoledì prossimo. Io do una buonasera, un arrivederci ai vostri telespettatori, credo che non è il primo passaggio che faccio su questa televisione, in qualche maniera in tempi di elezione mi ha portato anche bene, e vediamo alla prossima, alla prossima. Con vero piacere. Arrivederci.